Ciao amici delle telegiornaliste e bentornati ad un nuovo Back to the Movie, dove nella ridente, fredda e natalizia Londra vi parlo di un film in uscita facendo un piccolo viaggio nel tempo. Così senza indugi darei la sigla. Oggi vi parlo di Pinocchio, l'atteso, attesissimo nuovo film di Matteo Garrone, con protagonista Roberto Benigni, che sarà nelle sale da domani con 01 Distribution. Perfetto per Natale. Garrone visionario, geniale regista di Gomorra e il recente Dogman aveva già dato prova del suo estro creativo con Il racconto dei racconti. Qui si cimenta in quella che è forse la più famosa favola del panorama italiano, il Pinocchio di Carlo Collodi, portandolo al cinema con la sua personale visione. Per vestire i panni di Geppetto, come ho detto, è stato chiamato Roberto Benigni, che se vogliamo con questa interpretazione chiude un attimo un cerchio, avendo lui stesso portato su grande schermo il suo Pinocchio nel 2002, con un differente successo però. Ci ha provato. Ma quello che davvero ci deve spingere ad andare al cinema a vedere questo film è la scelta del regista di rimanere il più possibile fedele al libro di Collodi. In un'era digitale fuori controllo, dove addirittura siamo in grado di riportare in vita personaggi scomparsi, o dove possiamo ringiovanire attori addirittura di 30 anni, affidarsi completamente al make-up per raccontare una storia come quella di Pinocchio, dove a far crescere il naso al burattino ad ogni bugia, invece degli effetti speciali, ci sono le mani sapienti di artisti straordinari come solo in Italia possiamo trovare. È una scelta coraggiosa e sicuramente apprezzata. Per dare veridicità alla storia, che sceglie la via tradizionale, una forma artigianale che si sta perdendo nel tempo, un ritorno alla tradizione e alla verità. È una favola di demoni da sconfiggere per ottenere ciò che si vuole, per crescere e diventare adulti. Quindi di base la storia di ognuno di noi, che magari ad avercene di effetti speciali nella vita. Non mancheranno quindi dei risvolti quasi horror. E qui grazie Matteo, grazie. Manco più Pinocchio mi posso guardare in santa pace. Io che ho paura anche di Fracchia contro Dracula, e lo so che fa ridere, però è così. Buon pomeriggio. Visto la tendenza del film a voler portare una versione più fedele possibile al libro di Collodi, vedremo Pinocchio affrontare situazioni davvero poco rasserenanti e terrificanti. Che poi già Pinocchio fa un po' paura a mio avviso di suo, eh? Comunque nel cast c'è anche Gigi Proietti nel ruolo di Mangiafuoco. Tu chi sei? Rocco Papaleo come gatto. Shh. E Massimo Ceccherini come volpe. Col Matti Cecchini. Mentre il ruolo del piccolo burattino è interpretato da Federico Lelapi. Voglio diventare un bambino come tutti gli altri. Da domani con 01 Distribution al cinema andate a vedere il Pinocchio di Matteo Garrone. E poi fatemi sapere cosa ne pensate. Vi lascio ricordandovi che le bugie hanno il naso lungo. Ciao!